Perché il bombardamento del porto di Bari è stato un disastro? Perché decine di persone, anche senza ferite, iniziano misteriosamente a morire? Perché Eisenhower e Churchill decidono di insabbiare gli eventi, rendendo il disastro di Bari una delle storie più segrete della Seconda Guerra Mondiale? La Pearl Harbor del Mediterraneo iniziò la sera del 2 dicembre 1943, quando 105 aerei tedeschi lanciarono un attacco contro il porto di Bari, in quel momento sotto il controllo britannico. La Luftwaffe. Il vice sindaco della città di Bari, Pierluigi Introna, accompagnato dal capitano di vascello Luigi Leotta, dal comandante della polizia locale, generale Michele Palumbo. Come narra la storia, Bari subì uno dei bombardamenti aerei più cruenti del secondo conflitto mondiale, durante il quale ben 30 navi alleate furono colpite, mentre 17 di esse furono affondate nel nostro porto in uno dei bombardamenti aeronavali più efficaci del secondo conflitto mondiale. Loro hanno creduto e obbedito al dovere di difendere la patria. Accogli nel tuo regno di luce e di pace, e con la forza del tuo Santo Spirito conferma a noi i passi di giustizia e di fraternità. Sono 75 anni e non siamo riusciti ancora a fornire un quadro completo di questa immensa tragedia, del più grave disastro non solo nell'area mediterranea, del più grave disastro nell'intera realtà nazionale. E pensate che il porto di Bari non solo rappresentava la vita della città, la vita. 1000 persone persero la vita, ma questa non era la fine della storia. La tragedia era solo all'inizio. Bari è stato uno degli eventi più segreti della campagna d'Italia. Il disastro avrebbe potuto avere conseguenze ancora più tragiche per la popolazione civile. I dottori iniziano a curare i feriti,